Hey, salut tout le monde. Salut. Hey, c'est des fausses, hein. Les vraies fleurs, c'est interdit, pareil. Champagne, c'est du vrai, lui. Alors... È la nascita di una bambina, filmata in apertura, a mettere in moto le vicende di Gloria Mundi. È la venuta alla luce della nipotina di una coppia di modesti lavoratori, infatti, lei addetta alle pulizie e lui autista di autobus, a far sì che la neononna inviti a Marsiglia l'ex marito, appena uscito dal carcere dopo una lunga detenzione, facendogli reincontrare la loro figlia, la giovane madre della bimba, l'altra figlia che l'ex moglie ha avuto dal secondo compagno e i rispettivi mariti. Una ricognizione familiare, dunque, quella effettuata da Robert Guédiguian, che attraverso una regia quasi invisibile procede nella consueta osservazione della società dal basso alle prese con i piccoli, grandi problemi della quotidianità. Una famiglia ritrovata, ma come ha detto lo stesso Guédiguian, fragile come un castello di carta, minata alla base del precariato lavorativo e dall'indifferenza nelle relazioni. E Gloria, ça vient d'où? D'un film qu'on a vu à la télé. T'aimes pas? Sì. Sì, sì. C'est très joli. Nel titolo del film, Gloria Mundi, sottintendendo la parte iniziale della locuzione latina, Sic Transit, è contenuto l'amaro pessimismo che pervade questa riflessione in immagini sul primo e terzo tempo della vita, nonostante gli sforzi operati dai protagonisti per favorire un auspicabile solidarismo familiare. Interpretato dagli abituali attori del regista marsigliese, la moglie Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin e Gérard Meilan, Gloria Mundi rivela la piena partecipazione del regista verso il destino dei nonni, figli e nipoti mostrati sullo schermo, un destino che resta ancora e sempre nelle loro mani, ma che è avvertito sempre più come una prepotente minaccia.